Certo, partita salvezza a tutti gli effetti tra Siena e Treviso, ma date le differenti posizioni di classifica, dei risvolti particolari, diversi. Atteggiamento garibaldino con tanti giovanissimi giocatori, da ultima spiaggia per i ragazzi di Bortoluzzi che osano fin dove possono. Vedi le bordate pericolose di Borriello e Dossena, 11 di Decanio, un po' più sereno, ma contratto al tempo stesso, per via della salvezza lì, ad un solo passo da non mancare. Condizioni indubbiamente non facili. Ci vorrà un po', ma a metà tempo i bianconeri si scioglieranno in trio. Locatelli, Chiesa, Bogdani porteranno fendenti pericolosi alla porta avversaria e su un'incursione dell'albanese a Zancopè non resterà che il fallo da rigore, ma lo stesso Zancopè eroicamente di lì a poco parerà su Chiesa. Di qui la rabbia senese che si concretizzerà con un clamoroso palo colpito da Locatelli. Incontro che su certe ripartenze si innervosisce. Basti ricordare un fallo, quello di Borriello su Alberto. Alberto che purtroppo sarà costretto ad uscire. Ma poi l'incontro torna su toni agonistici accettabili. Secondo tempo meno godibile, frammentato, con squadre che affidano tutto alle speranze di una giocata improvvisa. E questa vincente arriva ed è di Bogdani. Siena, 41esimo circa. E il gol partita. Vale la Serie A.